interrupt this program. This is an international emergency message. Please stand by for instructions. Nuclear devices have detonated in the following cities: New York, Paris, London, and Los Angeles. Ad Impagina questa sera vogliamo parlare di sanità e lo facciamo dal San Benedetto di Alatri, l'ospedale che sta ritornando alla vita. Quest'oggi è prevista infatti la visita del presidente Nicola Zingaretti, che inaugurerà due nuove sale operatorie. Quindi dopo lo sblocco del turnover la sanità ovviamente cambia volto qui in provincia di Frosinone, secondo la regione Lazio. Noi andremo a sentire i protagonisti e soprattutto andremo a sentire gli operatori sanitari che giornalmente si confrontano con la cittadinanza proprio qui all'ospedale San Benedetto. È normale, ma gli altri servizi devono fare molto di più. Il territorio deve fare, ma qui è pure così ha deciso, così ha deciso. Poi gli altri servizi non ti danno eccellentissimo. Presidente, in ritardo. Ti ha stupito perché io stio la macchina. Buongiorno, ciao caro. Noi non ci salutiamo. No, ci siamo appena lasciati. Siamo al terzo inaugurazione. L'ho superato di un secondo lungo la strada per arrivare prima per aspettarlo. Come già si crea l'incidente di diplomatico. Sì, è vero. Non la consideravo. Salve. La seconda sala è inoltre un'inaugurazione ufficiale con qualcosa che è sicuramente e non
mettiamo, cioè saliremo la 10-15 persone, perché è un ospedale, il presidente ci ha chiesto il massimo rispetto per l'attività e per le donne. Abbiamo fatto in maniera di iniziare presto stamattina per essere un po' più liberi a quest'ora. Però tutte le persone andranno verso la sala convegni, dove vi raggiungiamo fra 12-15 minuti. Intanto vedrete la proiezione di quello che vediamo noi sopra, cioè le sale operatorie, vedrete anche un intervento che abbiamo ripreso parzialmente col dottor Avice e il dottor Venturi all'opera. Quindi vi prego, ecco, la maggior parte di... perché se venite sopra rimarrete dietro qualche porta, non è possibile entrare tutti quanti. Invece avviarsi comodamente giù, dove vi raggiungeremo tra 10-12 minuti. Perfetto, la seguo. Se non vuole andare in traffico. Mi raccomando, molta fiducia nei carabinieri. Quanti posti ha per aspettare? Non tutti sono attivati. Decidete una cosa, dove dobbiamo bloccare? No, penso io, dove mattina è 15 pomeriggio, alla fine di sera alle 8 meno 10, su quello stanno mettendo forza sala operatoria. Grazie, Virginia, che abbiamo. Loro preparano tutti gli interventi, passano per loro due, tutti i pazienti che vengono operati vengono preparati nel mese precedente la dottoressa Tanzini e le due infermiere abbiamo messo. Le preparazioni. Vedere un momento delle sale operatorie, perché non è potuto entrare, e anche uno spaccato durante un intervento che ho fatto un estratto. Intanto io devo ringraziare il prefetto, il questore, sono qui onorato, e porto un saluto da parte del sindaco che ha tentato di entrare fuori, abbiamo continuato questo incontro nei due giorni precedenti, il sindaco era già fuori e ha tentato anche di entrare, non c'è riuscito, quindi porto i saluti direttamente. Io darei la parola al direttore generale, che insomma sta godendo in noi, e se vuole dirci due parole di avvio, poi potremmo proseguire con il dottor Avici, che ci spiega un pochino il momento degli interventi, e poi buongiorno a tutti. Anch'io ringrazio il prefetto e il questore di essere qui, ringrazio soprattutto il presidente per aver
avuto questa sensibilità di venire ad inaugurare queste sale operatorie, che per noi sono tutto molto importante, perché ecco, quando mi sono insediato un anno e mezzo fa circa, diciamo che ad Alatri c'era una grande tensione tra la popolazione per il destino di questo ospedale. Ci siamo presi l'impegno, anche grazie all'impegno della Regione, di fare in modo che si percepisse, si vedesse e si toccasse con mano l'impegno della Regione a far sì che questo ospedale potesse continuare a esistere, e non soltanto, ma anche a migliorare la qualità delle prestazioni che complessivamente l'azienda erogava nei confronti dei cittadini, e non soltanto dei cittadini di Alatri peraltro. E siccome già nell'atto aziendale c'era previsto che su due strutture, dal punto di vista strutturale, siamo ormai quasi alla conclusione di questo lavoro di ristrutturazione, perché mancano ormai soltanto il piano terra con la ristrutturazione degli ambulatori, che pensiamo nell'arco di un mese di riuscire a concludere, quindi anche di avere tutto l'ospedale ristrutturato. Ma quello che è più importante è che attraverso l'integrazione noi abbiamo immaginato: uno, il pronto soccorso; due, la chirurgia; e tre, la medicina, di fare in modo che appunto i due presidi lavorassero in maniera integrata. Partiamo oggi con la chirurgia, facendo in modo che tutta la chirurgia mini-invasiva, la chirurgia di un giorno, la chirurgia, la week surgery cosiddetta, la chirurgia che dura una settimana di degenza, venissero concentrate qui ad Alatri. Abbiamo ristrutturato le camere operatorie che oggi inauguriamo, abbiamo acquistato le attrezzature necessarie per fare in modo che effettivamente si potesse svolgere in sicurezza e con una attrezzatura adeguata, moderna, che fosse quella attrezzatura che le migliori strutture hanno a disposizione, per poter concentrare tutta quella chirurgia all'interno del presidio di Alatri, in maniera da fare in modo che, mentre la degenza ordinaria si fa a Frosinone, la degenza, quella mini-invasiva, si fa qui ad Alatri, che è un processo di integrazione vero tra i due presidi, che dà vigore a questo ospedale, non lo emargina dall'attività concreta di tutela della salute dei cittadini, ma lo integra in maniera perfetta con l'ospedale, con l'ospedale principale, cioè con l'ospedale di Frosinone. Le equipe, questo è il dato importante, perché sono le equipe che lavorano anche a Frosinone, che si spostano e vengono ad Alatri per svolgere anche l'urologia. Naturalmente la parte più importante, che è la chirurgia con il dottor Apice, che sono già, hanno gli spazi operatori qui. Adesso con le due sale disponibili aumenteremo ulteriormente le disponibilità operatorie per la Deisargeri. Questo ci consentirà, almeno da questo versante, di determinare: uno, l'abbattimento delle liste d'attesa; due, con la qualità dei servizi che siamo in condizioni di erogare, anche una riduzione di quella mobilità passiva, cioè di quell'obbligo che hanno molti cittadini di andarsene dalla nostra provincia e di andarsene a fare interventi importanti a Roma o anche in altre regioni, che pesano poi sul bilancio dell'azienda e che quindi riducono poi le disponibilità anche economiche della nostra azienda. Riducendo quella mobilità passiva abbiamo un aumento delle nostre disponibilità economiche, e quindi possiamo ancora meglio dare una risposta in termini di salute ai cittadini
della nostra provincia. Ecco, questo mi pare sono i punti fermi sui quali stiamo lavorando. I prossimi passaggi saranno quelli relativi alla degenza medica, perché anche lì abbiamo bisogno di trovare una migliore qualità dei servizi di medicina e l'aumento delle disponibilità di posti letto che riusciremo a realizzare. Diamo uno spazio agli attori della giornata, che oltre ai medici e il presidente della regione che oggi ci fa visita per un momento importante. E io restituisco la parola e dico grazie a chi ha operato nel verso giusto. Grazie. Intanto io ringrazio Marco Carrara, l'ufficio stampa e tutti gli operatori che sono sensibili e stanno qui. Io non ho bisogno di io volevo soltanto far vedere, non entro nella parte politica assolutamente, la differenza di questa macchina che abbiamo in dotazione, quelle che operavano, erano io e il dottor Venturi, che è qui con noi. Voglio soltanto far vedere la differenza di tecnologia che abbiamo. Questa tecnologia, la 3D, ci dà fondamentalmente una sicurezza maggiore, sia agli operatori ma soprattutto ai pazienti. Poi questi sono con questa sì, grazie se ci permettete. Questi è una prova. Questo abbiamo la maggiore sicurezza e questo ci serve per abbassare il margine di errore quando facciamo queste procedure. Perché ricordatevi che noi lavoriamo in laparoscopia in ambienti piccoli, in ambienti molto piccoli, per cui basta uno spostamento di un millimetro e possiamo fare dei grandi danni ai pazienti. Già con le tecnologie che abbiamo, che l'HD, scusate, Super HD, già noi vediamo benissimo. Questa tecnologia ci dà la possibilità di vedere ancora meglio perché abbiamo il terzo spazio, abbiamo il piano, ma riusciamo a vedere anche dietro. Non dico che abbiamo raggiunto la perfezione, perché se dicessi una cosa del genere direi una falsità, però abbiamo passato un margine di errore che per patologie ritenute banali, per virgolette, non lo sono, come policisti e tante altre patologie di questo tipo, dare al paziente la massima sicurezza è la nostra, diciamo così, è il nostro gol, è quello la nostra aspettativa maggiore. Per cui faccio soltanto vedere. Se mettete gli occhiali, presidente, qua vicino al prefetto. Questo è quello che vediamo normalmente. Se mettete qualcun altro che mette gli occhiali, prego. Qualcun altro di voi? No, no, grazie. Vedete la differenza? Possiamo andare in 3D per piacere? Siamo con gli occhiali. Vedete la divisione che questa altezza vedete la differenza, che è una differenza sostanziale. Stefano, che stiamo adesso? In 3D o in 2D? 3D. Vedete? Rimanda un attimo in 2D. Questo? Allora questo vedete la visione in 2D, vi dà la doppia, guardate la differenza, questo è uno sempre, è una, io dico anche che non sa fare in questo modo, diventano tutti bravi chirurghi, voglio dire, poi bisogna avere una conoscenza di quello che si sta facendo che è fondamentale, ma e io ribadisco questo concetto che questo serve, sta facendo la colecisti, ecco qui siamo, questa è la colecisti, uno degli interventi è l'intervento eccellenza, quello che viene maggiormente effettuato nel mondo, se ne fanno milioni all'anno di questo tipo di intervento. E una cosa importante che ho detto, noi abbiamo la stessa visione. Sì. Com'è la visione?
29:31. Avendo visto il grazie, c'è allora direi insomma ringraziare un po' le primarie, però diamo la prova al presidente Zingaretti che ci ha ascoltato, se noi sentiamo un piacere di lui. Bene, grazie, ringrazio in primo luogo il commissario che è il garante, io lo chiamo, mi chiamo i garanti delle parole, io posso prendere le decisioni, dire di mantenere gli impegni, ma poi chi sta sui territori, in questo caso il commissario Macchitella, con gli operatori delle strutture ospedaliere, è il garante poi dell'attuazione delle scelte che si fanno. Però oggi è una giornata importante per l'Ambra, perché io anche ricordo quando iniziamo questo mandato 4 anni fa, è stato detto c'era molta tensione, ma la tensione era per usare un eufemismo, diciamo che c'era molta giustamente protesta, a mio giudizio per due motivi. Uno, perché c'era una giusta denuncia della catastrofe del commissariamento sanitario, e cioè della tragedia che 10 anni fa portò la sanità del Lazio a fallire, perché su 10 miliardi di euro di budget questo sistema produceva 2 miliardi all'anno di budget. E quella scelta di 10 anni fa del commissariamento l'abbiamo pagata tutti, l'hanno pagata innanzitutto i pazienti e gli operatori, perché come ricorderete il commissariamento fu tante cose, ma fu innanzitutto blocco delle assunzioni, blocco degli investimenti, riduzione del numero dei presidi ospedalieri, declassamento spesso delle strutture più vicine ai cittadini. Allora oggi noi inauguriamo una nuova tecnologia, delle nuove sale operatorie. Annunciamo, come ha fatto il commissario, che non si finisce, perché continueremo a investire su questo ospedale, ma io ci tengo a dirlo, sono investimenti fatti qui, ma assolutamente compatibili e funzionali a una grande riforma della sanità del Lazio che finalmente, avendo vinto la battaglia del commissariamento, oggi possiamo attuare. Guardate, questo è molto importante. Cioè è importante che voi sappiate che è importante questo ospedale, ma quanto si fa qui è assolutamente compatibile con quanto stiamo facendo a Latina, a Rieti, a Viterbo, a Roma, in provincia di Roma. Perché la tragedia del passato fu molto spesso quello di fare promesse o investimenti fuori da una programmazione e quindi poi la macchina è saltata. No, tutto quello che sta avvenendo dentro una direzione che finalmente unisce due grandi cose, conti in ordine, perché noi abbiamo rimesso i conti in ordine, nel 2013 il disavanzo sanitario ancora era di circa 700 milioni, oggi siamo a zero, e io conto il prossimo anno che per la prima volta avremo il bilancio inattivo della sanità del Lazio, ma la cosa più importante è che a questi conti in ordine non corrispondono tagli, non tagliamo più, non chiudiamo più, anzi investiamo, anche perché, come è stato detto qui, la programmazione comporta che le persone vanno dove è giusto andare, si combatte l'inappropriatezza, perché è giusto avere ospedali ad alta tecnologia come questo, ma anche accanto agli ospedali la sanità di territorio, delle case della salute, per evitare che ci siano dei ricoveri inappropriati, per cui sia che ho un infarto che mi taglio il dito tagliando il salame, deve richiedere un apparato ospedaliero complesso. Quindi la grande notizia di oggi è che noi investiamo, ma soprattutto possiamo dire a tutti la fase della distruzione della sanità del Lazio l'abbiamo chiusa. Questo è simboleggiato dai conti in ordine, dagli investimenti e soprattutto dalla grande vittoria sul lavoro. Voi pensate che nel 2013 nel Lazio, per il blocco delle assunzioni, noi abbiamo potuto assumere solo 68 persone in tutta la regione, perché ogni 100 unità di personale che andavano in pensione ne potevano entrare solo 10, e nel 2013 andarono in pensione circa 700 persone e ne rientrarono solo 60. Da 60 quest'anno ne assumeremo 1700, il prossimo anno 1700, e dentro questi 1700 abbiamo avviato la stabilizzazione, il primo stock dei precari, perché per troppi anni l'unica cosa possibile era il lavoro precario,
e soprattutto ad assumere nuove risorse. È aperto a Roma il primo concorso regionale per gli infermieri, ho firmato su proposta dei direttori venerdì un nuovo decreto per assumere nuovi 53 primari, tra cui anche nella provincia di Frosinone ovviamente 5 nuovi primari, cioè stiamo ricostruendo un modello. Io so che la strada sarà lunga, perché quando crolla un palazzo ci mette 20 secondi, quando lo devi ricostruire è più complesso, quando un sistema crolla ci vuole di più per ricostruirlo, però l'esempio è questo, perché come abbiamo ascoltato dal professore, ricostruire non vuol dire ritornare a quello che c'era prima, vuol dire investire con intelligenza. In questo caso abbiamo investito su un segmento molto importante, che non è solo quantitativo, che so, più posti letto o più ospedali o più reparti, no, abbiamo investito su un salto di qualità qualitativo, per cui, come è stato detto da voi, dal commissario, noi puntiamo anche le persone a riavere fiducia nella sanità delle province, perché se c'è un declassamento quantitativo ma anche qualitativo per il blocco degli investimenti della sanità delle province, è chiaro che poi diventiamo una regione romanocentrica. E la prima di tutte le sfide e delle scelte me l'avete indicata voi. Voi gli operatori della sanità delle province, quando io girando, prima devo dire in campagna elettorale, ma poi anche dopo da presidente le prime visite, tutti mi dicevate: presidente deve cancellare le macro aree della sanità, perché le macro aree portavano con sé una cultura. Per la prima volta dopo 9 anni abbiamo approvato per 2 volte i piani operativi e gli atti aziendali delle ASL, e oggi questa struttura è dentro una rete di un sistema sanitario collegato tra i poli, e un sistema che sta rinascendo. Quindi, come avete ascoltato, io tornerò in questo ospedale presto per inaugurare nuove strutture, ma non per un motivo che riguarda solo il luogo, ma perché io penso che sia importante, proprio in questo momento nel quale abbiamo vinto la battaglia, avete vinto la battaglia, ce la stiamo facendo, perché, ripeto, abbiamo ripreso ad investire con i conti in ordine, è importante che giunga un piccolo messaggio di speranza. È vero che è stata dura, ma è anche vero che è una bugia dire che le cose non cambiano mai o che se cambiano peggiorano sempre. Nella sanità del Lazio noi stiamo dimostrando che siamo partiti da una tragedia, perché era una tragedia, e stiamo ridiventando un'eccellenza perché stiamo cambiando, e questa volta grazie a una grande squadra che è stata da chi protestava, chi stava nei reparti, chi era precario infermiere, chi era direttore, chi faceva il presidente, chi doveva decidere, insieme abbiamo vinto. E poi fatemelo dire, perché io mi sono proprio stancato guardando le tante eccellenze culturali, professionali, scientifiche, policlinici. Pensate che noi forniamo il 35% della sanità d'Italia e fino adesso non potevamo assumere, per cui formavamo il personale che poi si andava a far assumere nelle altre regioni che potevano assumere. Una vergogna, tenendo fuori un'intera generazione dal sistema sanitario. Ma tutti insieme abbiamo dimostrato che si può fare. E io mi ero stancato di vedere nelle tante graduatorie nazionali il Lazio sempre fanalino di coda, sempre ultimo, sempre il problema della sanità del Lazio. Questa fase è finita, stiamo risalendo, come giusto che sia, grazie alle professionalità che ci sono, e stiamo ridiventando un modello, perché tante di quelle regioni che vengono presentate come modello cominciano ad avere seri problemi di budget e calano nella qualità degli esiti. E ricordate a tutti che il Lazio negli ultimi 2 anni ha avuto la più grande impennata della qualità degli esiti delle cure e il più grande crollo del disavanzo finanziario. Cioè abbiamo dimostrato una cosa che sembrava impossibile: se si spende bene e con intelligenza. Comandante Manciavelli Carabinieri, con il dottor Corvo,
dovesse risolvere sotto forma di, per esempio, ordine medici, oltre che primario, le due pronti soccorsi che collaborano. E voglio anche, l'onorevole Quischia non ha voluto parlare perché giustamente ha chiuso il filo. Qual è l'importanza di questo? Beh, innanzitutto il risultato, bassa tagli nella sanità, bassa tagli in socialia. E non solo bassa tagli ma nuovi investimenti, abbiamo messo i conti in ordine e abbiamo ripreso le assunzioni. Nel 2013 potevamo assumere solo 60 persone perché c'era il blocco delle assunzioni e visto che i conti sono in ordine quest'anno si passa da 60 del 2013 a 1700, anche qua in provincia di Frosinone. Abbiamo assunto nuovi primari, tra cui 5 qua in provincia di Frosinone, e poi investiamo sulle nuove tecnologie. Qua ad Alatri ci sono due nuove sale operatorie ipermoderne, sono iniziati i lavori, stanno iniziando sulle altre due, con delle tecnologie che mettono la sanità di questo ospedale ancora di più nel futuro, aiutando grandi professionisti, chirurghi, ad avere gli strumenti giusti perché un cittadino che è nato in ciociaria ha lo stesso diritto di essere curato con la stessa qualità di qualsiasi altro cittadino italiano. Purtroppo non era così, e non era così perché abbiamo avuto alle nostre spalle una stagione di tagli e un po' anche di discriminazione. Io ho voluto chiudere questa fase storica, io so che ancora è una strada lunga, però è importante sapere e dire che la fase della distruzione è finita e siamo dentro la fase della ricostruzione anche di questa terra meravigliosa che ha diritto ad avere una buona sanità. È uno degli obiettivi strategici che ci siamo dati, ma come abbiamo imparato a fare? Noi abbiamo chiuso la fase delle promesse e delle chiacchiere, che poi non si ottiene mai nulla ma magari si ruba qualche voto, all'impegno giorno dopo giorno a migliorare. Quindi l'arrivo di questa nuova professionalità è un segnale anche qui di controtendenza e di investimento sulla sanità. E poi con gli obiettivi strategici che ci diamo costruiremo tutte le condizioni per ottenere questi risultati. Ma ripeto, la cosa importante è che si passa dalla fase delle promesse senza fatti alla fase dei fatti che seguono i programmi. Grazie. Grazie. Sì, siamo stati a inaugurare due belle scuole nuove fatte con fondi europei e fondi regionali e ora un ospedale, perché vogliamo dimostrare che le cose possono cambiare. Purtroppo in Italia a volte si afferma l'idea dove cambiamento è distruzione. Questo perché tanti politici non sono capaci a migliorare le cose, quindi quando una cosa non va la si distrugge, è più facile. Io voglio dimostrare il contrario, che cambiare significa costruire e dare alle persone più opportunità. È un po' più difficile, però è più onesto, perché il populismo conta a prendere in giro il popolo, non a rappresentare il popolo. Io credo nella democrazia, che significa che chi ha doveri deve mettersi al servizio delle esigenze dei cittadini. Se tutti fanno i furbi e protestano, perché protestano i cittadini, li prendiamo in giro. Noi dobbiamo governare, fare scuole, fare sanità, fare strade, mettere i pullman nuovi del codice che abbiamo messo. Poi le persone giustamente giudicheranno. Non si vede, no, però sì, il risultato è tangibile da parte della Regione Lazio, due sale operatorie qui all'ospedale di Lazio. Sì, due sale operatorie modernissime, con tecnologie straordinarie che danno maggiore certezza di riuscire di operazione, riducono il rischio di errore e quindi danno maggiore qualità alla sanità e alle nostre operazioni. È un passo in avanti per questa struttura straordinaria, è un passo in avanti per la sanità della nostra provincia. Io quando sono stato eletto, la prima, diciamo, iniziativa fu una protesta, anche affrontare. Aprimmo la nostra esperienza con questa struttura che stava per chiudere, era condannata alla chiusura. Così non è stato. Ci abbiamo lavorato molto con determinazione, tutta la città, l'amministrazione comunale. Abbiamo trovato in Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio, una persona pronta ad ascoltare le esigenze di questa città, di questo ospedale, dei nostri cittadini, pronta anche a mettere in campo programmi, progetti, idee, innovazioni.
e questo va riconosciuto al Presidente, va riconosciuto alla Regione Lazio, va riconosciuto al manager, al commissario di questa ASL. Anche un lavoro più è stata dura, però penso davvero che il risultato di oggi sia un orgoglio per chi fa amministrazione e per chi abita in questa città. Era un impegno che avevamo preso con la città. Io oggi posso dire alla mia città che è stato un impegno, anche, anche questo rispettato. Faccio la stessa domanda sulla neurochirurgia, abbastanza diversa. Neurochirurgia è uno dei tasselli, anche lì. Ricordo che qualcuno che oggi è all'opposizione, questa giorni fa era in maggioranza, dice fin quando non lo vedo non ci credo, è vero. Noi l'abbiamo fatto e adesso c'è. C'è perché attiviamo il reparto, c'è perché abbiamo dato la deroga per assumere il nuovo primario, c'è neurochirurgia che tra qualche mese sarà attiva. È così che si costruisce passo dopo passo le condizioni perché ai nastri di partenza delle decisioni sul prossimo DEA, sui prossimi DEA al secondo livello della regione, noi finalmente ai nastri di partenza ci saremo per le scelte che avremo fatto, ci saremo perché oggi l'ospedale di Frosinone è un grande ospedale che coinvolge questa struttura di Alatri, che presto vedrà innovazioni profonde ad Anagni. Ci siamo perché ci sono discipline nuove, innovative e capaci di dare forza, di dare prestigio, ma di dare anche certezza di cure alla nostra provincia. L'incontro con i sindaci della provincia, del nord della provincia, quali sono le risultati? Ad Anagni, oltre alle cose previste nell'atto aziendale, quindi sarà anche Anagni un pezzo, una parte della, dello, diciamo, dell'ospedale di Frosinone, di quello che progettiamo DEA di secondo livello, ad Anagni apriremo un presidio ambientale, sarà il primo in Italia come grande sperimentazione che vorrà seguire tutta la parte delle patologie che oggi via via scopriamo si generano a causa dell'inquinamento. È nel cuore della Valle del Sacco quella struttura, potrà incrociare l'epidemiologia con la prevenzione e le cure, sarà il primo in Italia, lo finanzia l'assessorato all'ambiente d'intesa con il Ministero dell'Ambiente, perché ambiente vuol dire anche forse soprattutto tutela della salute dei cittadini. Abbiamo perso fin troppo tempo sull'ambiente e sulle patologie che ne scaturiscono, ecco perché io dico sempre che il risanamento ambientale nella nostra provincia è diventato ormai una corsa contro il tempo. Grazie a tutti, buon lavoro, grazie. Quando volete. Era previsto che l'ospedale di Alatri non dovesse chiudere. Viene integrato con l'ospedale di Frosinone e sono un po' su due presidi. Naturalmente lo sforzo che stiamo facendo è quello di specializzare ognuno dei due presidi su alcune attività. Quello che abbiamo fatto oggi con l'inaugurazione di queste due sale operatorie è quello e con l'acquisto di questa attrezzatura per la laparoscopia particolarmente innovativa, abbiamo la possibilità così, quello che abbiamo fatto oggi è quello di dare alla chirurgia questa formula di specializzazione
operazioni ad Alati per la disabili e la chirurgia di un giorno e a Frosinone la degenza ordinaria. È una specializzazione che permette di incrementare l'attività perché la svolgiamo su più sale, di non avere una necessità di un incremento di personale medico soprattutto, perché sono le equip che lavorano su Sinone che vengono anche ad Alati a svolgere questa attività di chirurgia meninvasiva, e questo permette di dimostrare anche alla cittadinanza che il presidio di Alati è un presidio importante, è un presidio non casuale, è un presidio che si specializza rispetto a quelle che sono le necessità di tutela della salute dei cittadini di questa provincia. I soccorsi in parte sono già cambiati perché siamo riusciti ad aprire le strutture di breve osservazione. Adesso con l'assunzione prossima che faremo di medici di medicina e di infermieri avremo la possibilità, anche sempre qui ad Alatri, finita la ristrutturazione dei piani superiori dell'ospedale, di poter aprire i posti letti di medicina che avranno la funzione soprattutto, non soltanto quella di medicina per adulti, ma anche per l'emergenza, svuotando praticamente tanto le medicine degli altri presidi della provincia per permettere una collocazione più adeguata ai cittadini che è superata, ai pazienti che è superata la fase acuta, non sono comunque ancora di cure, e contemporaneamente di permettere ai pronti soccorsi di avere posti disponibili per, una volta stabilizzato il paziente, per poterli inviare verso i reparti e non tenerli al pronto soccorso perché mancano i posti letto all'interno dei presidi. Grazie, grazie. Nicola, cosa andiamo a fare? Sì, intanto hanno consegnato queste due sale operatorie che sono state ristrutturate. Le sale in realtà sono 5 e ci aspettiamo, i lavori partiranno a breve per la ristrutturazione delle altre. Ma la cosa importante, quello che abbiamo spiegato in sala conferenze, è la dotazione di questa nuova tecnologia 3D, che noi utilizziamo prettamente in laparoscopia, e ci permetterà di avere una visione migliore del campo operatorio, quindi una sicurezza maggiore per il chirurgo, ma soprattutto per il paziente, perché grazie a questo tipo di tecnologia noi riusciamo ad abbassare ulteriormente il margine di errore, di complicanze che si hanno in questo tipo di intervento. A maggior ragione utilizzare queste tecnologie, la 3D in realtà ci permette di avere la terza dimensione con un campo ingigantito. Io dico una cosa banale, ma tutti potrebbero essere in grado di poter portare a termine un intervento chirurgico, non è così, però sicuramente migliora le attitudini del chirurgo, ma la cosa che ribadisco è soprattutto abbassa la percentuale di complicanze, non è che ce le fa azzerare come qualcuno potrebbe pensare, ma sicuramente ce le porta a percentuali infinitesimali che sono sicuramente una sicurezza in più per i pazienti. E noi abbiamo iniziato, siamo partiti con un profilo basso, l'intervento che nel mondo viene eseguito con maggiore frequenza, che è la colicistectomia laparoscopica. La laparoscopia è diventato il gold standard di questo tipo di trattamento, che già noi abbiamo già delle ottime tecniche, abbiamo delle ottime macchine, il super HD, ma il 3D lo stiamo sperimentando nella colicistectomia e ci permette di avere un margine di errore sempre. Quindi siamo partiti con le colecisti, ma lo useremo per le ernie, per il laparoceli, per il colon, per la patologia del colon, dove già normalmente noi trattiamo in tecnica laparoscopica. Eccellenza, si inaugurano due sale operatorie innovative. L'importanza che deve essere per la regione. Ho appreso venendo qui stamattina che in queste sale operatorie nella giornata di ieri sono riusciti a fare 30 interventi, 15 la mattina.
mattina e 15 di pomeriggio, con un'accelerazione importantissima, che significa che quelle file incredibili, quelle attese che i cittadini della provincia di Frosinone sono costretti molto spesso a fare causa di una presunta o vera mala sanità, in questo modo possono essere avvenuti. Allora questo è un bel traguardo. Gioiamo tutti quanti di queste iniziative che la Regione Lazio, attraverso un'attenzione che sta mettendo a questo territorio a lungo martoriato, lo confermiamo, ci auguriamo tutti che possa essere un momento di ripresa, un momento iniziale di una ripresa, per fare in modo che il diritto alla salute costituzionalmente garantito possa essere affermato non solo in via di principio ma anche in via di fatto. Oggi è stata una giornata importante, si sono inaugurate le scuole, si inaugura una sala operatoria nuova e vogliamo dire che in attesa di ancora futuri di inaugurare anche lo stadio di cui stamattina ho parlato anche con la Regione, io spero che questo territorio abbia tante opportunità di crescita in tutti i sensi. Il dottor Roberto Sarri ha un risultato importante oggi per l'ospedale San Benedetto di Alassio. Sì, un risultato importante per il San Benedetto ma anche per la nostra ASL, perché è stato un segno di unione, un segno che la cooperazione a Frosinone e all'ASL si fa in maniera diversa. Si farà facendo crescere l'ospedale più piccolo, fino adesso non era mai successo e questa è proprio la dimostrazione che invece le volontà del direttore generale, del Presidente della Regione, di molti noi operatori, di molti primari che oggi erano presenti, di sentire che invece la strada è questa, o si cambia e si migliora, si ci mette in concorrenza leale, trasparente, non ci sono altre strade, questa è la strada indicata dal Presidente Zingaretti, al Direttore Generale e noi la seguiremo. We interrupt this program. This is an international emergency message. Please stand by for instructions. Nuclear devices have detonated in the following cities: New York, Paris, London, and Los Angeles.